Il Consiglio Comunale di ieri in videoconferenza ha stabilito delle novità importanti per i cittadini, in particolare per chi deve avvicinarsi al pagamento delle tasse. Sì, abbiamo lavorato affinché non ci fosse aumento di nessun tipo di tassazione, quindi abbiamo riconfermato tutte quelle che sono le aliquote IMU per quanto riguarda tutti gli immobili e abbiamo lavorato sulla tassazione unica che va a sostituire quello che era prima l'occupazione del suolo pubblico e per l'imposta pubblicitaria. E anche su questo abbiamo fatto un ragionamento affinché non si aumentasse niente. Abbiamo lavorato inoltre per una serie di sgravi per tutte quelle attività che in questi mesi sono state chiuse affinché potessero recuperare un qualcosina, o meglio, perlomeno non spendere quei soldi che erano le tasse e le imposte comunali. Tutto quello che potevamo fare come comuni ci siamo adoperati a farlo. Una fiscalità che sta attenta in particolare alle attività, stava dicendo lei, che sono state chiuse e hanno sopportato purtroppo la pandemia. Indubbiamente sì, abbiamo fatto del nostro meglio per stare vicino a questi operatori affinché questo non gravasse notevolmente sulle tasche di queste persone, e quindi ci siamo adoperati per le riduzioni, per quelle che erano di nostra competenza e per le varie occupazioni. Tutto questo lo porteremo avanti fino alla fine della pandemia e ci adopereremo laddove possiamo continuare a sgravare su qualche imposta di farlo. Siete pronti per le riaperture? Sì, stiamo lavorando per queste riaperture del 26, ci stiamo adoperando con gli uffici affinché tutto vada per il meglio senza creare ulteriori disagi alla città, alla cittadinanza e tutti gli operatori che sono coinvolti in queste dinamiche.